Cattive notizie dal fronte orientale. Le bande armate hanno ripreso a muoversi verso occidente. Dopo la capitolazione di Milano, i gruppi di Predoni e Randagi puntano verso il Piemonte. Ormai è questione di poche ore, riusciranno a passare il Ticino. Ce ne dobbiamo andare. Temo di sì. Sono passati 3 anni da quando la pandemia è iniziata. A poco sono servite le chiusure, le mascherine, le terapie intensive e tutto il resto. Il virus si è fatto strada ovunque. Gli ospedali non hanno retto il numero sempre crescente di contagiati. Le terapie intensive sono collassate e il governo ha smesso di contare i morti quando le rivolte hanno cominciato a farne di più. Sono giorni che camminiamo. Jacopo si è tenuto fuori dalle vie principali per evitare Vigilantes e Predoni. La verità è che ci ucciderebbero anche per le poche cose che abbiamo. L'unica speranza che ci rimane è raggiungere la Svizzera e da lì la Germania. Laggiù le cose sembrano andar meglio. Ho paura, ma non posso darlo a vedere. Gli altri si fidano di me. E adesso inizia la parte difficile. Siamo stanchi, ma il confine è vicino. Stefano è allo stremo e Nikita è sempre più disilluso. Per lui è la seconda volta che fugge dalla maledetta guerra. Passare il confine regolarmente fuori discussione. Nikita non ha i documenti. Finiremo in quegli hotspot per migranti, tali e quali a quelli che vedevamo in TV prima che tutto questo avesse inizio. Luoghi in cui quelli come noi sono abbandonati al loro destino, ammassati in tende fredde, scomode, sudice. Per quanto tempo? 1 mese? 2? E poi? Ci dividerebbero e noi dobbiamo rimanere uniti. Sembrava di essere in un film. Uno di quelli con i messicani che devono passare il confine. In questo caso, però, i messicani eravamo noi. E i vigilantes sono semplici bastardi e con il beneplacito delle autorità danno la caccia a chi come noi cerca una via di salvezza verso nord. Non ti mollo qui. Non sapevamo quanto sarebbe andato avanti tutto questo, ma sapevamo di avere tutta la nostra vita davanti. Quello che pochi anni prima sembrava impossibile oggi era diventato reale. Attraversare il confine da soli, che follia. Nikita è morto e so cosa farà Jacopo.
l'unica scelta che mi sarei aspettata da lui. Sarebbe tornato indietro, ad aiutare altri come noi, altri profughi dispersi in fuga dalla guerra e dalla carestia, per ricordare, per lasciarsi tutto alle spalle.